anni sicuramente. E vediamo un po', Andrea Disarò adesso si trova in Andrea Disarò, decima posizione, dietro Bruzzone, Daniele Pizzo ottavo, mentre Mintola è sempre 17°. Francesco Floris, Molto indietro. molto indietro, sì. Molto indietro, si trova Pinto davanti in questo momento, lo sta superando al suo rettilineo di partenza sfruttando la scia, vediamo se riesce a inserirsi alla curva del parco. Pinto non ci sta. Ma Pinto è ostico, anche prima lo ha fatto sudare un po' a Milton. L'ha Eh già, fatto ora un non po'. riesce ad incrociare la traiettoria e Pinto rimane all'interno, giustamente. Vediamo. Alla curva Rio o la passa all'esterno, ma è difficile in questo modo, ecco. Tenta l'incrocio di traiettoria, ma non No, gli non può fare. riesce. Deve solo poter sfruttare la scia all'uscita. Un bel traffico davanti a sé, Milton. Qui vanno tutti larghi, qui la direzione di gara prenderà seri provvedimenti. Ha alzato il piede, Pinto. Pinto ha alzato il piede, probabilmente, perché si è accorto di aver tagliato. Sì, Molto cosa che non ha corretto. fatto Mintuan, di fatto l'ha passato. Sì. Ha alzato il piede, Anche Pinto, qui perché. molti Anche vanno qui, larghi. tutti larghi, sì. La direzione di gara avrà un bel da fare, sì, penso. Intanto Sì. vediamo Mintuan che è alla caccia di Sordon. Daniele Pinto nel frattempo in sesta posizione, si trova davanti a un gruppetto di persone che lo potrebbero portare in prima posizione nel giro di pochi giri. Intanto vediamo Mintuan, l'attacco di Sordon all'ingresso del curvone, vediamo se Sordon chiuderà la porta oppure no. Eh sì, Sordon chiude la porta, non ci sta, era nettamente avanti, Pinto forse. alla curva del carro passa due avversari in un colpo solo. Trova ora in quarta posizione, guarda. Andiamo a vedere la manovra di Daniele. Andiamo a vedere. Vediamo. Ora si trova a fianco, affiancato a Rossetti che in questo momento lo passa sotto sulla linea di partenza, si trova in terza posizione, grande rimonta di Daniele Pizzo. Io ho visto una leggera toccata. Da smentiti completamente. Una leggera toccata, leggerissima, ma comunque non dovrebbe aver riportato dei danni. Ma vorrei segnalare che anche Floris non sta scherzando, Eh no, eh? si trova in seconda Prevedo, posizione in questo momento, incalzato da Daniele perché gli ha recuperato diversi metri in queste ultime curve. quindi un ottimo Daniele Pizzo che è già terzo dietro a Francesco Floris e Simone Scancarello. Questi tre si erano già rincontrati nel corso della seconda gara. E se l'erano anche ridate di santa ragione, se vi ricordate, quindi mi sa Eh sì. che non faranno, sarà da meno ora. Intanto seguiamo Vedi l'altra. come Daniele rimane all'interno del circuito, lo sfrutta completamente ma non esce dalle linee bianche. Molto Abbiamo corretto visto. Daniele. Oh, errore di Floris in questo momento. Sì. Larghissimo, larghissimo. Molto Daniele ne ha largo. approfittato subito. Ne ha approfittato subito, non se l'è fatto vedere due volte. Vediamo, Floris è subito attaccato dietro, gli prenderà subito la scia, vediamo se Daniele va a proteggere il Ma curvone. Daniele sicuramente saprà come difendersi. Vediamo, Daniele che secondo me doveva proteggerla un po' di più quella curva. Qui ha dato la possibilità a Floris di riattaccarlo. Invece non molla. Invece non Invece molla e non rimane molla e davanti. Floris per poco non si gira un'altra volta, abbiamo visto, sì. Grande presa di posizione di Daniele Pizzo che rimane in seconda posizione. Esatto, ottimo rimonta di Daniele, quindi che nel corso di gara 3 anche l'altra volta ha fatto veramente bene perché è arrivato secondo dietro Andrea Disarò, se non vado errato. E poi è consapevole del fatto che Mintuan è molto indietro, in questo momento si trova in tredicesima posizione a 10 secondi di svantaggio. Dodicesima ora per un errore di Andrea Per Mintuan. Popolo di nuovo. Abbiamo visto, sì. Intanto vi segnalo anche che Eros Masciulli è il nono, nona posizione, quindi anche lui. Intanto abbiamo visto che si è girato un pilota, Ottava in questo momento, in recupero. è un ottavo. Andiamo a vedere un po' il pilota che si è girato di fronte a sé. Si è girato un pilota del. Intanto vediamo qua. Vediamo un po'. Era Pipolo quello, probabilmente. Sì, Andrea. Andrea, sì, che si è girato.
e vedete errore, sì, errore in uscita della Misano. Che rischio per Enos Masciulli. Vediamo un po', che se abbiamo visto un pilota che si è girato, vediamo un po' chi è. Gran prova di riflessi. Paolo Rossetti si è girato. Sì. Veramente bravo Eros, si è recuperato 3 posizioni nel giro veramente di poco. In questo momento sta incalzando Dragoni e Marco Fiore. Vediamo se riuscirà a passare anche questi due piloti, mentre ti segnalo che là davanti tieni d'occhio Daniele Pizzo, perché fra pochino sarà negli scarichi di Simone Cancarelli. Ha ridotto a 8 decimi, è sotto il secondo. Tanto Eros Masciulli è al carro, ci sono là davanti a sé Dragoni e Fiore che stanno lottando, anche se sono amici, sono di due team avversari, sono sempre molto in bagarre tra di loro, quindi intanto 54,8 per Daniele Pizzo, che ha tirato fuori le unghie in questa gara. È molto in palla, è circa molto 3 decimi da Scancarello, lo vede, sente gli scarichi. Andiamo subito in macchina con Daniele Pizzo, non ci perdiamo questa manovra di Daniele, che vediamo è praticamente ormai è lì, è attaccato agli scarichi di Simone Scancarello, che è praticamente attaccato dietro. Mentre se ha la macchina più veloce, vediamo se riesce a sfruttare la velocità, ma credo che alla quarta rimanga dietro. Vediamo. Daniele comunque è un pilota, vedi? Scancarello andrà a proteggere l'interno, ma Daniele sicuramente uscirà più veloce. Secondo me gli conviene sfruttare l'uscita dal tramonto. Anche in questo caso Scancarello rimarrà all'interno, cosa che non si dovrebbe fare in questa curva, e Daniele ne approfitterà con un'uscita di curva molto più veloce di Scancarello. Ah, caspita! Ha rischiato un po' nell'incrocio. Simone è stato fortunato, diciamo. È stato fortunato. Intanto vorrei segnalarti che Mintuan è nono in questo momento, quindi ha recuperato altre due posizioni, e da lontano vede Eros Masciulli. Quale Eros Masciulli in questo momento sta attaccando Dragoni prima del curvone, siamo in macchina con lui, vediamo se riesce a completare la manovra. Perfetto, direi che ha completato il sorpasso, bellissimo sorpasso. Pulito, Dragoni non può fare nient'altro che rimanere dietro. Perfetto. Mintuan si è avvicinato moltissimo però in questo tratto di pista. Sì, probabilmente ha approfittato di questi duelli dietro di sé, quindi vediamo un po'. Quindi Dragoni. Nel frattempo Daniele si è riportato sotto Scancarello e andiamo a vedere subito in macchina con lui. Si ripropone. Anche Floris da dietro sta un po' riavvicinando. Simone Scancarello, secondo me, non gli conviene mettersi a 12 minuti alla fine a lottare con Daniele Pizzo. Io fossi in lui non gli opporrei resistenza, anzi lo userei per farmi trainare, perché dietro di sé sta arrivando anche Floris, che gli potrebbe anche lui... Vediamo l'esperienza di Daniele, che porterà all'errore sicuramente Scancarello. Traiettoria larga per un'uscita più veloce. Simone qui si difenderà rimanendo all'interno, e Daniele prenderà la traiettoria corretta alla curva del tramonto. Vediamo se sarà così. Errore Simone Scancarello, l'abbiamo visto in diretta. Ha forzato una staccata, vedi, su una traiettoria che non si dovrebbe stare lì. Però sì. Alberto, tu che dici? Sicuramente il pressing si è fatto sentire, la portata dell'errore proprio dove tanto voleva. Intanto Floris ha attaccato Pizzo, attenzione, ha attaccato Pizzo, sì. Due sono appaiati al carro, ecco, vediamo cosa succede. Errore di Floris, avuto un controllo al limite, sì, i due si sono quasi toccati. Incredibile, Floris ha sempre qualche problema lì al curvone, alla staccata che porta il carro, evidentemente... O scala troppo violentemente oppure ha fatto un assetto un po' troppo nervoso. Strano, perché per il resto del circuito è veramente molto competitivo. Sì, scusate se vi ho interrotto.
quello è un punto dove si mette in quinta, si pizzica un attimino il freno, magari lui usa il freno motore e in questi casi il blocco del ponte dietro causa brutti scherzi, insomma. Magari in condizioni normali, se non hai nessuno davanti, riesci a comunque prevedere le reazioni della macchina, ma così perdi i punti di riferimento, fai una staccata un po' più violenta, diciamo, e ti freghi subito. Certo. Sì, stavi dicendo, Alberto? Sì, che comunque si è visto che il flashing che ha attuato ha funzionato alla grande, vero? Daniele è un polpone, Daniele lui è abituato, sì, è abituato da gare endurance dove questi trucchetti, diciamo, li sfrutta alla grande, a parità di condizioni delle macchine, diciamo che questa esperienza conta parecchio. Tanto sì, abbiamo visto in diretta il sorpasso di Nitwan nei confronti di Dragoni, e in questo momento è attaccato a Marco Fiore all'ingresso della curva del tramonto, vediamo all'ingresso addirittura va a attaccare Fiore rimane largo, Mintu all'ingresso del tramonto non se lo fa dire due volte, insomma attacca. Sì, perché probabilmente fa perdere la corda della curva ad Andrea, che non riesce ad accelerare dove dovrebbe. Marco, perché Marco, si trova Marco Fiore. Marco, scusami. Trova Mintu all'interno della curva. Mm-hmm. Per cui okay. I due ripartono alla stessa velocità, diciamo. Sì, giusto. È una manovra di disturbo, diciamo, poi sta al pilota che viene disturbato a boccare o meno. Lì Marco avrebbe potuto benissimo chiudergli la porta in faccia, era completamente davanti, e costringere Mintu a rallentare bruscamente. Giustamente Mintu, pilota esperto, ci prova, e poi se il pilota che attacca cede, diciamo, alla tentazione, lui approfitta l'uscita, ovviamente. Chiaro? E perché sa che deve recuperare il più possibile. Nel frattempo Daniele vedo che comincia a guadagnare qualcosina su Francesco. Sì, e vedo che Pizarro tra pochino verrà a contatto con Andrea Conte, i due Andrea. Andiamo a vedere. Andrea Conte largo all'altezza della Rio. Ricordiamo che, anzi, andiamo un attimino in macchina con Andrea Conte, che riteniamo e è doveroso. Dobbiamo ricordarlo, Andrea Conte è colui che ha sviluppato gran parte della fisica di questo simulatore, assieme a Fabrizio Gritti, è colui che sentendo e ascoltando tutte le sensazioni, le informazioni, telemetrie, micatelemetrie, valori di molle, non molle, tutto quello che può riguardare una macchina come questa. Intanto viene sfilato in questo momento da Zero, ce lo siamo visti in diretta, non ha opposto tanta resistenza Andrea, e diciamo lui è la persona che nei file della fisica del simulatore ha messo giù quei valori tali per cui alla fine, guidando il simulatore, cerca di replicare le stesse sensazioni che si percepiscono alla guida della macchina reale, ecco. Quindi sottolineava a dirlo che comunque è una persona che ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione di questo mondo, Andrea Conte, ricordo. Sì, ha avuto un ruolo determinante, ha avuto anche una gran pazienza ad ascoltare noi, e durante lo sviluppo lo tartassavamo di richieste, insomma. E soprattutto intanto Mintuan ha appena passato Eros Masciulli. Andiamo a vedere se vediamo la manovra. Vediamo un po'. Già, la rimonta però di Mintuan credo che anche lui non vada molto lontano, perché comunque mancano circa 6-7 minuti. Guarda, anche Eros lo ha attaccato all'ingresso del tramonto. Probabilmente un assetto molto stabile quello di Mintu. Gli permette di staccare in quella curva senza che la macchina ne risenta. Dentro proprio. Sì, Eros non riesce a vedere la corda.
e in uscita praticamente è uscita più veloce, pur facendo il raggio più stretto della curva. Sì, allora, Hamilton al tramonto è riuscito veramente a trovare qualcosa di incredibile nella scelta, perché riesce a percorrerlo a velocità che gli altri si scordano, insomma. Come vedi, comunque è un assetto che lascia scivolare abbastanza la macchina in curva, non la lega e non gli fa perdere quella velocità che in teoria dovrebbe perdere. Esatto, esatto. Sì, senti, sì. Bravo, molto bravo Mintu, anche oltre ad essere un bravo pilota, evidentemente anche bravo ne capisce qualcosa anche di setup. Sì, sì. Alberto, te nella tua macchina... Tanto Daniele Pizzolo 54,8 fa un altro miglior giro della gara, bel tempo. Alberto, te la tua macchina come ti piace assettarla? Ti piace avere la parecchio libera dietro? Dipende, ricordo comunque che noi lavoriamo molto sull'anteriore, il posteriore è abbastanza standard come le regolazioni. Anche perché sono abbastanza complicati da effettuare, quindi una volta trovato l'equilibrio retrotreno poi andiamo ad influire essenzialmente sull'inserimento dell'anteriore. Personalmente vi dico sempre la guida sempre sovrasterzante, la macchina deve seguire col culo come si suol dire, quindi poi ognuno è libero di guidare come vuole, ognuno ha il suo stile, quello che riguarda me. L'ho detto, preferisco sempre che il posteriore scappi un pochino. Anche a me nel simulatore mi piace così, però poi... Certo, anche perché però poi quando, ragione, quando quindi... sai con la macchina vera è tutta un'altra volta, insomma. Quello è vero. Michele ne sa qualcosa. Vabbè. Qualche esperienza ce l'ha avuta anche lui con le Predator. Sì. Anche le 1000, vero? Sì, il 1000 a Franciacorta è stato abbastanza devastante come esperienza. Non pensavo che la macchina potesse derapare di quarta con quella facilità, cioè non credevo. Ah, sì. Lo fa. sì, lo fa, ma lo fa in una maniera bastarda, diciamo, per cui ti obbliga delle reazioni e poi va. No, diciamo che non tiene e va. Perché comunque sì, diciamo, poi dalle coperture ovviamente che si utilizzano, io in quella circostanza avevo delle Yokohama con la mescola dura, per cui è vero che c'erano 30 gradi temperatura ambiente, l'asfalto sarà stato sicuramente di più, però sai com'è, se non si portano in temperatura comunque sono scivolose e avere una macchina comunque che in curva si alleggerisce una ruota posteriore, perché come tu insegni, vero Alberto, queste auto qua girano perché il telaio fa sì che il palo posteriore alleggerisca la ruota interna. Sì, gira su tre ruote, intanto vi segnalo il bellissimo sorpasso che ha fatto Samuele Cesaroni nei confronti di Dragoni all'ingresso della variante del parco. Sì, dici Alberto. Sì, essenzialmente, come ha detto Riccardo, la filosofia è quella che è artistica, quindi quando si va in appoggio la ruota interna si alza un pochino, come si suol dire, alza la zampetta, quindi proprio così anche nelle macchine vere. Poi vediamo un duello tra Marco Fiore e Samuele Cesaroni che prova ad attaccare Marco Fiore, vediamo se... all'ingresso del tramonto, se in uscita riuscirà a prenderne la scia, vediamo molto forte, rischio di sovrasterzo, mamma mia che rischio ha corso Samuele, infatti ha perso un po' di strada nei confronti di Marco Fiore. E intanto facciamo un brevissimo riepilogo delle posizioni. Abbiamo Daniele Pizzolo che ha fatto 1.58.826, miglior giro della gara il giro precedente, quindi ha praticamente replicato, sì. Praticamente ha replicato il miglior giro di Antoine nella seconda gara. Abbiamo Francesco Floris distanziato di poco più di 2 secondi, Andrea Disarò in terza posizione, quindi anche lui è autore di un'ottima rimonta, perché ricordiamo partiva dietro a Minton. E vediamo quanto manca alla fine, manca 1 minuto, quindi praticamente le posizioni sono stabili, diciamo.
Possiamo vedere se Mintuan riesce a recuperare una posizione su Simone Scancarello che è quinto, quarto Andrea Conte, settimo Eros Masciulli. Andiamo a vedere Mintuan, che sta in sesta posizione, che a questo punto potrebbe tentare di attaccare Simone Scancarello, ecco, per vedere di portare a casa almeno un quinto posto, e davanti a loro c'è Andrea Conte che non è tanto lontano, attenzione. Credo che comunque questo sia l'ultimo giro, vero Michele? È l'ultimo giro, l'ultimo giro. Noi dici. È Eh sì, l'ultimo giro. la vedo dura per Mintuan andare a Test, prendere Simone test, Conte. test. Sì. Meno Tanto che lo Daniele Pizzo è all'uscita del tramonto in questo momento. Daniele Pizzo si sta per immettere per l'ultima volta nel curvone. Abbiamo in macchina con lui, ci sono duelli da segnalare, quindi stasera tre gare, tre vincitori diversi e hanno vinto, pensate un po', le gare, i primi tre della classifica, che alla luce di questa vittoria e del sesto posto di Mintuan probabilmente vedranno la classifica accorciarsi leggermente, vediamo un po', penso di sì. Poi saranno risultati a seguito delle squalifiche e compagnia bella. E anche dei Sì. tagli, Michele, perché in queste Anche dei occasioni tagli. abbiamo visto molti piloti utilizzare più di quello che è pista regolamentare. Esatto. Quindi ricapitolando, Daniele Pizzo in prima posizione, in seconda posizione Francesco Floris. Francesco Floris in sesta posizione. Nessuno ha detto, Andrea. visto che la gara è finita, continua a tirare. Andiamo a vedere, quindi ricapitolando, Francesco Floris scusate, Daniele Pizzo in prima posizione, Francesco Floris in seconda, Andrea Di Giarò terzo, Andrea Conte quarto, Simone Scancarello quinto, Mintuan sesto alla fine, Eros Masciulli settimo, Andrea Pipolo ottavo, Samuele Cesaroni nono, Mauro Dragoni decimo, Marco Fiore undicesimo, Francesco Pinto dodicesimo, Diego Taddolini tredicesimo, Giuseppe Lena quattordicesimo, Alessandro Bruzzone quindicesimo, Fabrizio Visca sedicesimo, Francesco Terzani diciassettesimo, Paolo Rossetti diciottesimo, Giuseppe Surasi diciannovesimo, Gianfranco Zeni ventesimo e Daniele Covelli, ultimo degli classificati, ventunesimo. Ventiduesimo Luca Sordon ritirato. Nella Pole B purtroppo non ho modo di sapere come sono andate le gare. Avevo seguito la gara dopo pochi giri e Daniele Conserva era ancora al comando. Quindi a meno che qualcuno non mi passi la griglia di arrivo non ve la posso comunicare. Ce la siamo persi. Peccato. Ve lo faremo sapere la prossima volta. Quindi, purtroppo abbiamo sforato molto tempo a noi concesso, perché ricordo stiamo utilizzando un server di streaming che ci presta, diciamo, un amico tedesco. E quindi dovremmo, mi sa, chiudere. Sto aspettando direttive da parte della direzione di gara. Portate pazienza un secondino. Vediamo se riusciamo questa sera a intervistare qualcuno dei protagonisti o se dobbiamo chiudere il collegamento. Daniele si sta informando. Tanto complimenti a Daniele, ci ha smentito completamente. Vero Alberto, la nostra previsione non è stata Adesso, azzeccata. proprio per quello che evito sempre di fare previsioni nelle gare, non si sa proprio mai come Esatto. va a finire, quindi. Vai, vai, vai. Niente, sì, dobbiamo chiudere il collegamento perché siamo andati oltre il tempo a noi concesso. Quindi spero che abbiate gradito lo spettacolo. Ricky, se vuoi concludere te con Alberto.
Sì, lo ringrazio ancora per la disponibilità e per la pazienza Figuratevi. dimostrata questa sera, anzi rinnovo l'invito eventualmente se riesci a liberarti per le prossime gare o quando hai tempo di partecipare ancora se la cosa può essere possibile, Anche a me, guarda, è stato un perché insomma piacere. È stato un piacere, cercherò assolutamente di tenermi libero per i prossimi eventi, quindi grazie a voi per certo. questa serata. Anche perché comunque avere un pilota reale di questa vettura a disposizione, diciamo, passami il termine, con la sua esperienza Certo. è molto utile, insomma. Sì, scusate se È un valore continuo. aggiunto. Sì, parlate, arrivo subito. Sì, dicevo un valore aggiunto anche perché comunque la tua testimonianza avvalora quello che è stato il lavoro svolto, diciamo, per lo sviluppo di questo mod. Certo. Allora, ragazzi, sì, scusate se vi ho interrotto ancora, per dare il podio della terza gara del gruppo 2 ha vinto Conserva davanti a Scancarello e Cesaroni. Quindi velocemente andrei a prendere qualche protagonista delle gare, praticamente, così gli facciamo qualche domanda. Ok? Sì, Certo. vedo Daniele Pizzo, Sì, ti vincitore. sarò. Sì, Chiamo loro, se li chiamo puoi loro, vai. chiamare, certo. Vediamo un attimo cos'è che ha da dire Daniele. Ecco Eccoci, qua i nostri ancora ragazzi. qua. Scusate. Facciamo una piccola, due brevi interviste a due protagonisti vincitori di queste manche di oggi. Abbiamo qua con noi Pizzo Daniele e Andrea Zero. Ciao Daniele, buonasera e complimenti per le tue gare. Ciao a tutti e buonasera. Allora, ascolta, ti faccio una domanda io, poi intanto Ricky se ne pensa una da farti. Sarò subito pungente come pungente sei te quando fai le domande. Ma in gara 2 cosa hai combinato? Ce lo spieghi? In gara 2 è esattamente quello che spiegava Andrea, che discutevamo proprio su questo fatto. In gara 2 mi sono trovato davanti, quindi i piloti tra virgolette scarsi non ce ne sono, per cui mi sono trovato davanti due o tre piloti che mi hanno dato battaglia, che non sono riuscito a passare e staccare nettamente dopo, o perlomeno prendermi quei 3-4 decimi che dopo ripotessi prendere il mio ritmo senza guardare sempre dietro. E di conseguenza sono stato lì a giocare su troppi giri con delle lotte che onestamente non potevo fare altro perché sono tutti bravi qua. Ho capito, ho capito. Comunque in gara 3 ti sei rifatto alla grande, cioè veramente hai messo la testa, il capo in cassetta e non ce n'è stato per nessuno, veramente complimenti, hai fatto la terza gara magistrale. La terza gara, che Michele, è frutto proprio di questo, all'incontrario, perché la terza gara mi è andato bene tutto. Perché mi è andato bene l'inizio, dove Mintu, poveretto, è stato sfortunatissimo che si è girato. Io ero dietro di lui e mi è andata bene. Mi è andata bene un altro paio di volte che uno si è girato, mi pare, sulla curva del tramonto, e anche lì mi è andata no bene, ma di più. Dietro Floris mi ha tirato la staccata fino all'ultima, all'ingresso, che ho detto o la gara finisce qua o sto davanti, e quella è stata la decisione, sono stato davanti. Sì, Però abbiamo visto. è successo tutto all'incontrario, cioè mi è andato tutto bene perché davanti qualche piccolo errorino l'hanno fatto. Scusa se ti prendo la parola, faccio i complimenti ad Andrea perché la seconda manche invece è stato impeccabile. E Grazie, complimenti. naturalmente, voglio dire, nel campionato di Serie A, Mintu che cioè, sempre diciamo, mi lascia sempre di stucco, anche se questa volta era un po' più tranquillo, era un po' meno abbacchiato, È come, cioè l'altra vero, volta proprio ero un tappeto, cioè sono entrato in gara, ho detto qua, sono proprio, cioè qua quando hanno finito si puliscono su di me, escono e vanno al podio, invece no, stavolta vedendo che insomma
Io mi aspettavo un 53,5 da qualche parte che saltasse fuori. Disarò non si è fatto vedere, Mintu non si è fatto vedere. Ho detto, questi qui stanno guardando i tempi, dicono poveri mortali, guarda cosa tentano Tramano. di fare e non ci riescono. Invece, ecco, basta, scusa, ho rubato troppo Sì. tempo. Difatti abbiamo visto che anche come passo gara eravate lì, sbagliavano i decimi, quindi non i secondi come magari ti potevi immaginare. Quindi eri lì e lo hai dimostrato. Una scommessa che abbiamo fatto per gara 3 diciamo, era proprio il fatto che comunque te sei abituato a fare gare di durata, gare lunghe, dove non serve dar battaglia ai primi giri, perché comunque se si ha il passo nelle prime posizioni ci si arriva ugualmente. Mentre qui, essendo gare sprint, diciamo, puntavamo più al fatto che tu comunque affrontassi le prime fasi di gara in maniera molto cauta, cosa che comunque in gara 3 non hai fatto e sembrava avessi fatto in gara 2. Sì, infatti io sono un diesel, cioè se nei primi 3 giri io mi guardo intorno, sembro uno che è lì per caso, cioè a livello di concentrazione. Dopo pian pianino, cioè se c'è bagarre allora mi concentro al massimo, cerco di, cioè do sempre meglio dopo, infatti io soffro sempre, infatti la terza gara ho detto, cioè se mi va bene devo essere deciso, cioè se no qua non si riuscirà mai a combinare niente, nel senso un po' di decisione qui è inevitabile perché 12 giri sono un lampo. Certo, 25 minuti passano veramente in fretta, soprattutto se si parte poi dalle ultime posizioni e tra il diretto avversario ci si mettono 3 o 4 vetture, proprio quei secondi lì sono quelli che alla fine diventano fondamentali per poter arrivare primo oppure no, diciamo, come che è quello che è successo a Mintuan in gara 2, dove si è trovato Esatto. Andrea a 2 decimi sotto la bandiera scacchi. E È per quello successo che io questo, facevo i sì. complimenti ad Andrea, perché io bene o male, con tutto rispetto, quando ho tentato di forzare, Floris l'ho un po' lasciato lì. E lui ha vinto una gara che insomma, con Mintu dietro a due Eh sì, decimi esatto. che si pulisce la visiera col suo olio, insomma, non è male. Sì, Va ma bene, va bene. recuperava un giro, per cui ha avuto i nervi saldi, molto saldi, e, insomma, lui lo sa, vero Andrea? Raccontaci un Ah, pochino sì. questa tua esperienza. Me l'ha fatto sudare. Pensavo ormai di andare abbastanza tranquillo con il mio semicompagno di squadra Pinto dietro. Avevo un po' di vantaggio e non spingevo di certo al 100%. Poi quando ho visto che è arrivato lui, ho detto, qua adesso si fa interessante. Ho dovuto cominciare a spingere un po' di più. Quando riusciva a dare il massimo, però almeno 4 decimi comunque me li prendeva. Per cui Eh già, trovarsi un mastino di quel calibro e vedere comunque il vantaggio che diminuisce comunque porta a una deconcentrazione sul passo gara che poi ovviamente potrebbe diventare anche fatale sotto forma di qualche tipo di errore, diciamo, ecco, cosa che è comprensibilissima. Hai avuto i nervi molto saldi e comunque sia per poco. Ma sei arrivato primo, alla fine la classifica sì, guarda i tempi di distacco, ma la sì, classifica dice che tu sei arrivato primo. l'ultima curva l'ho fatta col freno a mano perché avevo una paura assurda, ho detto se faccio la C'era stronzata proprio ghiaccio? all'ultimo giro. C'era ghiaccio, Andrea. Sì. Già. Comunque sì, grande merito anche a Mintuan perché comunque ha fatto delle gare anche in rimonta di un certo calibro, vero? Perché comunque anche in gara 3 è partito, era arrivato già a metà schieramento dopo le prime 2 o 3 curve, è arrivato alla Rio che era già a metà schieramento, si può dire. Poi ha avuto un contatto ed è ripartito dal fondo. Gara Esatto. sfornata però alla fine una gran Sì, io ce rimonta, l'avevo ecco. davanti e siamo partiti praticamente insieme, visto che io ero ultimo, lui terzultimo. Ha avuto, diciamo, il fegato di infilarsi all'esterno a un certo punto, io ho cercato di seguirlo, poi dopo invece sono rimasto imprigionato fra altri due e sono rimasto un po' indietro. Poi dopo non so bene cosa gli sia successo, l'ho visto girarsi. Non ero sicuro fosse lui perché non avendo la skin personalizzata di arancioni ce n'è un po', io molto sportivamente speravo fosse lui, e
Sì, dai, insomma, a me era successo in gara 2 la volta scorsa, lui è successo stavolta in gara 3. Sono cose che succedono, io e lui che veniamo dal Master Challenge siamo ben abituati a queste A cose qua, queste perché cose, ci lì credo, sì, certo. siamo abituati all'inversione totale della griglia, che tra l'altro, detta fuori dai denti, lì c'è gente che fa delle cose che non avete idea. Va bene, Quindi, ok. Va bene, scusa se ti interrompo, dimmi. Andrea, purtroppo siamo a corto dei tempi e ne approfitto di questi Ok. ultimi 2 minuti per dare la parola a Daniele Conserva, che ha disputato 3 ottime manche nella Pool B e, se non vado errato, ha vinto la prima, ha vinto la terza, ma non so che risultato ha ottenuto nella seconda. Lo domando direttamente a lui e prima gli faccio complimenti per le 2 vittorie e poi eventualmente anche la terza. Ciao Daniele. Grazie Michele, buonasera a tutti. La seconda è stata vinta anche per fortuna, perché Complimenti. non ho avuto grossissimi problemi con i sorpassi, insomma, mi sono allenato abbastanza, il ritmo era abbastanza alto, potevo stare nella pool 1, volevo starci già la settimana scorsa, poi per una serie di motivi non ce l'ho fatta. Comunque le prime due sono andate abbastanza lisce. E la terza mi ha fatto sudare un po' Cesaroni nei primi giri, però poi sono riuscito ad accumulare un discreto distacco anche su di lui. E niente, tutto molto bene, insomma, sono contento. Poi molto Bene, bene. divertente. Complimenti, complimenti. Insomma, dai, 3 vittorie solitarie sì, non possono essere divertenti. La prossima volta nella Full A sarà molto più divertente, immagino. Sei pronto? Sì, dai, mi allenerò anche per la prossima, vediamo come può andare con quelli che vanno un po' più forte. Va bene, Daniele. Faccio di nuovo complimenti. Almeno stasera si può dire che ti sei rifatto, diciamo, della immensa sfiga e ti ha colpito a Imola, dai. Speriamo non succeda più, così quella la uso come scarto. Davvero, Esatto. davvero. Bene, A posto, bene. dai. Va Complimenti bene, anche da allora. parte. E anche da Grazie, parte Michele. mia, scusa Daniele. Grazie, grazie, grido omonimo, che va molto forte anche lei. È il nome, è il nome. Ci Allora, si dà ragazzi, del lei anche. Siamo siamo piloti arrivati. seri. Cioè. Siamo arrivati al termine di questa diretta, spero che ci ha seguito, che chi ci ha seguito non si sia annoiato. Domani potrete rivedere tutte le trasmissioni che Marco Fiore le metterà nel forum, quindi ringrazio, faccio innanzitutto complimenti a tutti i piloti che hanno disputato delle bellissime manche all'insegna della correttezza, ci è parso di vedere. Faccio i complimenti a Riccardo Moretto e lo ringrazio per avermi fatto compagnia Ma grazie a te. e soprattutto Alberto Ticchi che ci ha, diciamo, ha dato un valore aggiunto a questa diretta facendoci compagnia e dandoci tante informazioni su quella che è la Predator reale per come la vive lui che ci fa legare. Ma ci mancherebbe, grazie a tutti voi, complimenti a tutti i vincitori di questa gara. Alla prossima. Alla prossima, buonanotte a tutti, ciao a tutti. Buonanotte.